Siamo con Alberto Rossi a questo incontro sulla prevenzione alle dipendenze che fa parte di un progetto portato avanti da Udicon e Unione Nazionale Consumatori. Quanto sono importanti queste iniziative per prevenire, per aiutare le persone? Sono fondamentali, tant'è che noi insomma, siamo sempre molto attenti come programma, vengono fatti dei focus sul nostro utente medio, soprattutto su quelle che possono essere delle patologie, e poi diamo degli argomenti di discussione sulle quali poi le persone si regolano di conseguenza. Ecco, poi l'anno scorso a giugno alla Camera dei Deputati, leggo perché non voglio, c'è stato conferito un premio proprio sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni, riservato al programma Un Posto al Sole, per aver raccontato l'annoso fenomeno del cyberbullismo, sottolineando l'assoluta necessità di denunciare tali forme di violenza psicologica e valorizzando il ruolo della famiglia come fondamentale supporto per le giovani vittime nel superare vessazioni del genere. Ecco, la famiglia è fondamentale, perché uno può stare pure su tutti i social di questo mondo, però bisogna saperci stare. Io ho una bimba di 5 anni che ovviamente si sta affacciando al mondo tecnologico, questo è inevitabile, perché comunque, voglio dire, come noi guardavamo la televisione, i bambini hanno i computer, hanno i tablet, hanno i telefonini, però bisogna sapergli metterli in mano, ecco, bisogna monitorare, bisogna fare delle sessioni, bisogna, senza i filtri poi loro li bypassano perché sono sicuramente più intelligenti di noi, però l'educazione, un certo tipo di valori, e poi con quelli secondo me riescono anche a gestire questi oggetti ritenuti terrificanti, che poi non lo sono, perché sono il loro futuro. Ecco.